Ciccetti e Piero Scandurra. Grazie mille per avermi seguito, ragazzi. Se volete apparire nel mio video in questo modo, come fanno gli abbonati, mi raccomando, abbonatevi al costo di 0,99 e potrete apparire nel mio video. Ragazzi, mi avete inondato di messaggi d'affetto, volete sapere come si fanno, come si fa a inserire appunto queste divise che vedete già con Gabriel Jesus. Mi raccomando ragazzi, continuate a mettere like nello scorso video, 500 like e ovviamente andremo a pubblicare il tutorial. Se non volete aspettare, allora abbonatevi, il costo è sempre 0,99 e vi arriverà il link direttamente nel vostro account Instagram. Adesso bando alle ciance e diamo sfoggio alla nostra partita, ragazzi. Allora, oggi abbiamo Milan e il Monaco, potremmo anche giocarcela, e poi ci sono le belle partite dell'Italia che potremmo comunque andare a simularle. Quindi ci giocheremo, credo, queste due, poi potremmo anche simulare le altre, ma tutto è, bisogna vederlo strada facendo. Abbiamo perso noi all'andata contro il Milan e quindi adesso dobbiamo vincere. Facciamo giocare ovviamente la Toro Martinez e cerchiamo di fare meglio. Perfetto ragazzi, di nuovo partita contro il Milan. Stavolta giochiamo noi con la seconda maglia, loro con la prima. Vi ricordo ovviamente che sono ufficiali. Diamoci dentro, la migliore Inter di sempre deve essere schierata oggi perché dobbiamo vincere. Allora, facciamo giocare anche Barella al posto di Brozovic. Credo vada bene così, ragazzi. Forza Inter, dai. Partiti, ragazzi, dobbiamo assolutamente fare meglio dell'andata. Dobbiamo vincere con almeno un gol di scarto. Forza Inter. Attenzione Valverde. Valverde. Radu, bravo. Bravo Radu. Guardate come che partenza orribile che stiamo facendo. De Vrij che è stanchissimo. Fuori gioco per Hakimi, sì. Porca di quella. No ragazzi, Caio, attenzione, Bennacer. Ancora Kanté, mannaggia. Valverde, gol del Milan. Siamo costretti a recuperare due gol, ragazzi. Però se facciamo due gol passiamo noi. E quindi adesso non ci resta altro che sperare. Lukaku, Lukaku, Lukaku in forma smagliante, Hakimi, Hakimi Lamborghini, Sigi. Guardate, subito, subito, subito! Lukaku! Dopo neanche un secondo dell'aver subito gol, ora come ora ovviamente passerebbero loro perché stiamo 2-1 per loro. Guardate che bella azione che abbiamo fatto, corale, mi piace. Ancora passerebbero loro, però se noi andassimo a segnare passeremmo noi per i gol in trasferta. Quindi ancora più arcigni, forza Inter. Hakimi ruba palla, Hakimi resiste, Hakimi contro tutti, Konaté contro Hakimi, si gira Hakimi, bravo. Ancora un altro, ancora un altro, in rapida successione, Christian Eriksen. Cosa ci ha preso, ragazzi? Non lo so, non lo voglio sapere cosa ci è preso. Cioè praticamente Hakimi ha devastato il... Guardate qui, guardate qui. Erano tutti, tutti contro Hakimi. Supera, c'era Eriksen e segniamo, ragazzi. Bellissimo il gol di Christian Eriksen. In rapida successione, bellissimo. Ora come ora vinceremo noi. No, Cano. Vai Radu, bravo Radu. Ogni tanto mi fa le uscite fighe. Attenzione Hakimi, Hakimi l'ho scatenato. Quando siamo in questa fascia lì, ma beh ragazzi, Hakimi contro Konaté non c'è spesa. Forza, mannaggia. Stiamo giocando divinamente. È la fascia destra che li uccide, ragazzi. C'è Hakimi che contro Konaté proprio non c'è speranza. Attenzione Barella, Barella, il nostro Baro. Barella, oh, sbaglia De Vrij. No, 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 Radu. Ma se... ogni volta esce Radu e gliela rinvia sempre sopra al nostro difensore. A Zonodoi, c'è Alaba, bravo. Vai Christian, so che non sei velocissimo, ma fallo uno scattino. Christian Eriksen, bravo Christian. Guardate Christian come si accentra. A Christian, Lautaro, guardate come stiamo giocando. Lukaku, 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 si gira Lukaku! Ma cosa ha fatto Lukaku, ragazzi? Quasi vicinissimo. Guardate, si gira. Mamma
mamma mia, io pensavo che ormai fosse gol sul sinistro, invece niente. Bastoni, Bastoni che non ne ha più, ragazzi. Mamma mia, cosa si è sbagliato? Ma che tiro ha fatto Hudson Odoi, ragazzi? Ma che tiro ha fatto Hudson Odoi? Allora, cambi, Bastoni sta morendo, ragazzi. Bastoni, Kanté. Sì, questa è la cosa giusta. E Brozovic. E poi voglio Almada a... Sì, facciamo così. Perfetto. Mi va bene così. Tanto Alaba lo può fare l'inizio centrale. Ottimo così, dai. Che stanno morendo tutti, quindi piano piano. Attenzione. No! Bravo Izzo! Ci salva proprio sullo scadere, ragazzi. Quel gol ci avrebbe tagliato le gambe. Vai Thiago Almada! Vai Thiaghino! Contro che sì, lo so che c'è proprio una differenza assurda di fisico. Bennacer, stiamo molto attenti. No, ragazzi, non subiamo gol perché... Bravo Alaba! Bravo, abbiamo fatto bene a cambiare i difensori. No, ancora! Hakimi! Hakimi Lamborghini! Chi c'è? Eriksen! Eriksen! Oh, il danese non ce la fa più! Manca 10 secondi! Oh, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Ah, abbiamo passato il turno! Mamma mia, ragazzi, che Milan che abbiamo incontrato agguerriti fino alla fine! Abbiamo passato il turno, ragazzi, un sacco di mi piace per questa partita! Migliore in campo Achraf Hakimi. Guardate qui, forse ci hanno distrutto veramente. Oh, abbiamo passato il turno. Lautaro Martinez merita tutti i complimenti, ragazzi. Troppo forte Lautaro, ha giocato benissimo. Abbiamo giocato meglio, assolutamente sì, ragazzi, assolutamente sì. La squadra Inter è in finale contro ogni pronostico. Cosa da dire? Dobbiamo rimanere concentrati, solo questo. Dai ragazzi, siamo in finale. Ok ragazzi, abbiamo passato un turno incredibile, siamo in finale. Prestazione autorevole, apprezzo il tuo impegno. Bravo Cristian, stanno aumentando tutti di morale. E ringrazio di cuore il ragazzo che mi ha detto fai le conferenze stampa, perché da quel momento abbiamo cambiato tutti. Questa è la nostra nazionale. Io mi porterei tutti i giocatori dell'Inter, oppure potrei anche lasciarli a casa. Sarebbe bello entrambe le cose, perché se le lasciamo a casa si riposano. Non sarebbe male come idea, ragazzi. Però non lo so, ragazzi. Cragno, mi porterei Gollini, Romagnoli, Rugani, Izzo. No, ragazzi, troppi. Siamo a corto difensori centrali, quindi non lo portiamo. Bastoni neanche. I nostri difensori centrali non si toccano perché siamo veramente a mare. Barella no, perché è tornato dall'infortunio. Gli faccio portare Giorginio. Tonali sì, dai. Allora ragazzi, vi ricordo che se volete essere stato in un prossimo video, seguitemi su Instagram, mi troverete come Zarcodo Salino Basso YouTuber, lasciate un sacco di mi piace, condividete il video, seguitemi anche su Telegram, su Facebook, sulla piattaforma Viola, ho gli account in tutte le piattaforme, quindi passate da sotto e non ve ne pentirete. Allora, partita col Parma, il Parma dove è sito? Noi dobbiamo lottare per mantenere il primo posto, quindi non voglio pareggini, pareggetti di alcun tipo, e quindi io farei turnover in Champions League, il Parma è ultimo. Farei un po' di turnover leggerino, proprio molto leggero qui, facendo giocare Pinamonti e magari anche Almada, che poi tanto turnover non è perché sono fortissimi volendo. Lazaro va bene, però voglio turnover dietro. E il turnover dietro mi sa che non si può avere tantissimo, perché finché non si riprende Skriniar siamo in un mare di melma. Scrini, ti sei ripreso? Ancora no. Però famolo giocare, ragazzi. Famolo giocare perché se no non ci riprendiamo più. Forza, partita con la Parma. Incrociamo le dita. Per me è un 2-0 secco. Vediamo un po'. 3, 2, 1. 1-0. Mamma mia, l'abbiamo scampata bella. Rigore sbagliato di Gabriel Jesus. Mamma mia. Va bene. Ottima così. Possiamo fare adesso turnover qui in Champions League. Aumentiamo, ma si può aumentare le uscite di Radu? Riflessi, piazzamento, no, non ce ne sono uscite. Perché a me sembra che sia molto scarso nelle uscite Radu.
Rendiamo più succoso questo episodio vedendo un po' cosa fare. Potremmo giocarci. Non ci sono big match, ragazzi, volendo. Non ci sono big match. Quindi io direi per questo mese di giocarci la partita col Monaco, anche se abbiamo vinto 3-0, perché c'è una novità. Voglio provare tutti i panchinari, proprio tutti i panchinari dalla A alla Z, senza lasciare nulla al caso. Allora, Gullini, Izzo, Bastoni e Kumbulla. Benissimo. Poi i giocatori che giocano poco, poi mi metti. Potremmo provare anche Andrieux volendo, invece di Gullini. Poi Biraghi a sinistra. Ok, ragazzi, potremmo giocare così, con tutti proprio i panchinari, e vedere un po' come se la cava la nostra Inter. Abbiamo Sanchez dietro le punte, che secondo me è ottimo. Vidal e Agumè. Young a destra, che ha 36 anni e ancora non se ne tira. Biraghi, Jesus e Pinamonti. Perfetto, andiamo avanti. Mi avete anche informato che le face ufficiali che risultano nelle formazioni sono frutto della mod, ragazzi, bellissima questa cosa. Quindi la mod, oltre a inserire, come vedete, negli spalti tutti gli striscioni, ha inserito anche le face ufficiali. Bene, l'Inter dei panchinari, a parte Gabriel Jesus. Quindi, ragazzi, noi in attacco abbiamo Lukaku, Lautaro, Jesus e Pinamonti, che poi, volendo, non sono malissimo. Abbiamo Esposito in prestito e quindi tornerà. Stiamo messi benissimo, ragazzi. Siamo messi benissimo. L'unica cosa che voglio e che vorrei è forse un difensore centrale in più, perché abbiamo Skriniar, Kumbulla, De Vrij, poi Izzo e Bastoni. Sono 5, io ne vorrei 6, ragazzi. Quindi ne serve un altro, magari un Primavera. Intanto punizione da una posizione incredibile. Ragazzi, scrivetemi qui sotto, suggeritemi un giocatore Primavera da prendere. Allora, come miglior calciatore di punizioni è proprio Gabriel Jesus. Se noi glielo facciamo calciare. Glielo fammo calciare. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus! No, che cosa fa? Che cosa fa Gabriel Jesus, ragazzi? Ottimo! Segna di punizione. Guardate che bel gol di Gabriel Jesus su punizione. Primo gol in Champions League dovrebbe essere. Vediamo un po'. No, sono 5 in Champions League. Grande Gabriel Jesus, il giocatore della Champions. Ottimo, ragazzi. Lasciate un sacco di mi piace per questo episodio. Ragazzi, Cilio Giovanni è veramente un falco. Mi ha fatto notare nello scorso episodio che Young aveva la 4. Non so come abbia fatto, perché io praticamente ho fatto vedere la rosa a inizio video, ma proprio pochissimo, e lui è stato molto attento. Infatti Young ha la 4. Dobbiamo rimediare subito, e io ora, appena finisce l'episodio, gli tolgo quella maglia, proprio gliela strappo da dosso, perché non è, cioè, nessuno è degno di metterla, anche perché è stata ritirata la maglia del nostro capitano Avezzanetti. E hai pure capitano, volendo. Agumè. C'è Vidal. Arturo. Palla per Jesus. Vabbè, ragazzi. Basta così. Abbiamo fatto il nostro dovere. Cioè, abbiamo capito che Gabriel Jesus, quando non ci sono Lukaku e Lautaro, fa... Mamma che gol! Fa l'ira di Dio. Abbiamo capito questo. Soltanto Gabriel Jesus avanti ha fatto veramente l'ira di Dio. Ottimo così. Abbiamo un attacco stellare: Lukaku, Lautaro, Gabriel Jesus, Pinamonti. E abbiamo anche Esposito, che è in prestito e tornerà in estate. Attenzione il Monaco. Abbiamo subito gol. Va bene. Finisce 2-1 questa partita. Volevo mantenere la porta inviolata, ma non ce l'ho fatta. Ragazzi, allora io mi gioco la partita con il Genoa, perché abbiamo bisogno di fare punti. Apprezzo il tuo impegno. Bravo Lukacone, che mi è piaciuto tanto. Allora, noi dobbiamo fare punti ancora per andare avanti. Non c'è la conferenza stampa, va bene lo stesso. Allora, partita col Genoa, usiamo la seconda maglia. Stavolta usiamo tutti i titolari, perché è giusto così, non si arrabbiano ovviamente. Allora, Barella, Kanté, ok. A destra Hakimi, Lamborghini, a sinistra il nostro Alaba. Poi difensori centrali, è tornato Skriniar, che lo facciamo giocare a destra. Bastoni, ok, e De Vrij, va bene, perfetto ragazzi, si sono un po' tutti ripresi. Portiamo poi i nostri giocatori cardine, sempre in panca,
E allora porterei Emerson e Izzo. Non si sa mai, magari. Ok, giochiamo così e forza Inter, dai. Ah, Radu, con ste uscite, Radu, mamma mia. Barella, troppo. Bravo Lauti. Lukaku, avanza l'Alaba. Ancora Alaba, palla avanti per Lukaku. Barella, Eriksen, mamma mia come stiamo giocando. Ok, Lauti, bravo. No, ma perché non gliel'ha data di nuovo a Lautaro? Un gol fatto, ragazzi, ce lo siamo mangiati. Kanté in golo, vai ragazzi, dai che stiamo giocando solo noi. Bravo Lauti. Però niente. Arriviamo sempre a ridosso dell'area e non riusciamo a segnare. C'è Scrimi. Alaba, bravo, con caparbietà. Barella, fermati un attimo. C'è Scrini, c'è Lukaku. Niente. Vabbè ragazzi, li stiamo arando, però se non segniamo. Ok, Lauti. Sì! Lautaro Martinez, la cross di Luca di Lautaro. Allora ragazzi, 18 gol per Lautaro Martinez in Serie A, il primo è Kaita Balde con 21. Quindi mancano 4 gol per fargli vincere il capocannoniere. Segnano che è una bellezza, mamma mia, Lautaro Martinez. Che gangrol, comunque è già un ottimo risultato. Sono 19 se non sbaglio, vediamo un po'. No, 18 gol in Serie A per il nostro Lautaro Martinez. Cerchiamo di fargliene fare ancora di più, ragazzi. Forza, obiettivo capocannoniere Lautaro Martinez. Però ragazzi, ogni volta che segno, perché devo subire gol? Tokoz, ma chi è Tokoz? Guardate che gol de me. Guardate che gol de me. Va bene, 1-1. Ma mannaggia. Palla per Hakimi, bravo, Barella. Da tutt'altra parte verso Alaba. Forza ragazzi, non ci sta proprio strettissimo il pareggio. Alaba contro Gumus, non li conosco ragazzi, non li conosco. Kanté! Niente, mannaggia, che fortuna però, che fortuna. Kanté verso Lautaro Martinez. Bravo, Lautaro per Lukaku. Lukaku, fallo! Lautaro e Lukaku! Lukacone nazionale! Che va a prendersi tutti gli applausi del San Siro. No, non siamo nel San Siro, siamo nello stadio del Genoa. Abbiamo fatto benissimo, guardate qui Lukaku, che agilità sto giocatore. E lui ha 15 se non sbaglio, 15 gol? Sì, esattamente, 15 e 18. Stanno viaggiando a una media incredibile, anche se c'è Keita Balde, ragazzi, che non lo ferma nessuno. Al Napoli 20 gol. Gabriel Jesus, Lautaro, vai a 19 Lautaro! E anche la cross di Lautaro, sempre lui. Sono 19 in campionato, ragazzi. Sono contentissimo per lui. Ok, ragazzi. 3-1 per l'Inter e viaggiamo a punteggio pieno. Sole vittorie in questo episodio, tanta roba. Lautaro che sta giocando divinamente ultimamente. L'abbiamo fatto riprendere, vi ricordo che era un passo così per lasciare l'Inter, però poi l'abbiamo convinto con una fondi partita e quant'altro a rimanere. Lautaro Martinez è stato straordinario, c'è poco da fare, bravissimo. C'è un motivo se siamo imbattuti, stiamo giocando benissimo. È merito dei ragazzi. Benissimo così ragazzi, e io direi di poterci salutare così. Vediamo a quanti gol è Lautaro Martinez. È esattamente a 19, Dybala a 21 e Keita Balde a 21, quindi meno 2 gol per essere in vetta. Mi raccomando ragazzi, lasciate un sacco di mi piace qui sotto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel commento, like e attivate la campanellina perché è molto importante. Vi ricordo che se volete sapere come si inseriscono le divise, abbonatevi o lasciate un sacco di like nello scorso episodio. Adesso è veramente tutto, ciao da Zeta Claude. We'll be right back.